Ah, vedi il microfono, ecco, questo funziona meglio. Vi ringrazio appunto di... Prima non aveva, non era coinvolto nel disagio sociale di questo tipo, quindi vuol dire che la questione comincia a diventare un'emergenza e la... riferimento anche a una dei lavori fatti a livello nazionale, abbiamo avuto anche il lavoro del ministro sul tema delle politiche giovanili che è Torino, quindi ecco, questi sono i temi e le dalle quali sostanzialmente grazie anche ai parlamentari che si occupano costantemente delle questioni perché sollecitate sull'infanzia. Oggi lo stiamo facendo su un tema che riguarda quelli dei giovani del servizio civile. Voi avete è rappresentato dalle nuove generazioni, quello che un tempo era sostanzialmente figlio dell'industrializzazione, dell'occupazione delle terre, e quindi si costruiva il proletariato su quelle battaglie sociali, in alcune zone del paese, purtroppo è standard soprattutto nel mezzogiorno. Ora noi abbiamo il compito di riuscire a costruire un'azione di governo che faccia fronte alle imprese, su tutte le cose che avete già visto e letto, su cui non ritorno, se non è accompagnata da una riforma complessiva di un sistema welfare, mercato del lavoro, organizzazioni sociali al passo con... della politica nei confronti anche delle opportunità che il paese può dare, abbiamo da ripartire da lì, bisogna ripartire da degli strumenti, mettendo i giovani al centro, quindi ripartire sempre di più creando dei progetti che siano CASAS, che sarà un'occasione per le associazioni giovanili anche di rilancio, ma bisogna dare gli strumenti. La società del 1970, quando... Abbiamo un dipartimento nazionale che è sempre molto attivo, che aiuta, ma anche a livello di partito pensiamo che sia necessario far rete anche con, ad esempio, le esperienze fatte dai giovani democratici, poi abbiamo anche il responsabile dei giovani democratici.